Tredicesima edizione di questo premio letterario, due protagonisti che ormai uno è dagli esordi. No, se no viene fuori qualche... Era una bambina. Ah, ecco. Era una bambina, per cui niente. Un altro con 1344 buoni motivi. E non solo. E tu in rappresentanza di tutti i volontari della Pro Loco, perché siete una squadra. Ringraziamo fin da adesso e dopo avremo modo di ringraziare anche prossimamente. Io non volevo dilungarmi altro, credo che entriamo nel vivo della cosa, così spezziamo un po' anche i ritmi e il pathos che si è creato. Va bene, perfetto, grazie infinite Marco. Grazie. Allora Renzo, se sei d'accordo iniziamo subito con le sezioni. Prima però, giusto perché anche chi è presente in sala capisca come si svolgerà questa cerimonia, andremo a annunciare il terzo e il secondo classificato di ogni sezione, li faremo salire insieme qui sul palco per la consegna della targa di riconoscimento, per insomma proclamare il loro posto sul podio, li congederemo. Poi andremo a svelare il vincitore di ogni sezione. Questo per tutte e quattro le sezioni del premio, giusto perché anche la platea capisca come avverrà questa cerimonia. Vai Renzo, partiamo con la prima sezione. Beh, allora cominciamo con la sezione A dedicata alla poesia. Presidente di giuria di quest'anno è la professoressa Paola Sambugaro, che io invito a salire sul palco. Buonasera professoressa, io ho subito una domanda cattiva, perché insomma finora abbiamo detto tutte quante cose belle, però qui tutte quante cose belle, insomma è un onore essere presidente di giuria, però scusi, le parti brutte, cioè c'è mai stato un momento in cui ha detto ma chi me l'ha fatto fare, oppure questi elaborati erano talmente stimolanti che la fatica quasi non si è sentita? Dunque la fatica si sente sempre. Beata sincerità. Però ogni elaborato sviscera in qualche modo un sentimento, no? E da tanti anni io mi occupo di scuola, di ragazzi, di persone, e ho sempre capito che l'humanitas è fondamentale, il rispetto per l'altro, e quindi si è faticoso fare il lavoro che facciamo. Però è anche vero che quando noi abbiamo qualcosa creato da qualcuno è un qualcosa che ci deve dire qualcosa, per cui la fatica si sente relativamente, nel senso che si va sempre a cercare di capire cosa mi si sta dicendo, è il messaggio che conta, no? E quindi questo supera la fatica, perché poi i messaggi sono sempre, colpiscono sempre in qualche modo, e lo è stato anche per le poesie che ho letto. È stato molto difficile scartare l'altra, salvare l'altra, perché sapevo che comunque c'era un messaggio sotto e chi lo aveva voluto comunicare mi stava dicendo che per lui quel messaggio era importante, no? Per cui andiamo a scoprire quali di questi messaggi l'hanno particolarmente colpita. Allora, abbiamo le motivazioni che hanno portato alla scelta del terzo classificato. Perfetto. Allora, terzo classificato. Colpisce la semplicità del linguaggio utilizzato, ma anche la profondità dei riferimenti letterari accennati qua e là. Fa sorridere la vivacità delle rime che alleggeriscono e movimentano il racconto. E risulta realistica la rappresentazione della vita della città di mare con i personaggi che la rendono tipica. Terzo classificato con Aspettando il vaporetto, Adelino Mattarello di Chieri, Torino. Colpisce la sequenza di immagini che catturano come polaroid le varie anime di Venezia, la città eterna fatta di volti e di maschere, di tramonti e lune riflessi sull'acqua. Una città
resa immortale dalla sua stessa eleganza e bellezza, naturalmente con Venezia, Erika Gardin di Chioggia. A questo punto accogliamo sul palco il terzo della seconda classificata della sezione poesia, Adelino Mattarello e Erika Gardin. Ed ecco che ci raggiungono e tributiamo loro un altro meritatissimo applauso. Adelino Mattarello con Aspettato il Vappretto e Erika Gardin con Venezia. A questo punto direi di far consegnare loro la meritatissima targa direttamente dalle mani della professoressa Sambugati, di cui abbiamo sentito le motivazioni. Allora ecco che consegniamo a Adelino Mattarello per Aspettando il Vaporetto. Lui è il terzo classificato sezione poesia. Consegna della targa anche per la seconda classificata, Erika Gardin con Venezia. A questo punto mi metto qui in mezzo, faccio un po' come la comare pettegola, ma vi siete riconosciuti nelle motivazioni che ha dato la professoressa Sambugaro? Quando Renzo stava leggendo quella motivazione ha capito subito che era suo? Dopo 3-4 parole ho detto mia moglie sono io, quindi quanto lei ha detto e ha capito è effettivamente quello che io ho scritto. Era proprio il messaggio che le voleva comunicare. La mia gioia, soddisfazione, terza volta che vengo qui a Chioggia, seconda volta che vengo premiato, quindi Chioggia mi porta bene, al di là di tutto. Però effettivamente volevo dimostrare questo. Chioggia rappresenta addirittura un pezzo importante della mia vita, perché da piccolo che venivo al mare con la zia, i compagni di classe a scuola d'Adria, addirittura 15 anni di campeggio a Grande Italia di fronte a Mosella, cioè una cosa importante, e addirittura 2 anni fa, quando ho portato un pullman di un'associazione veneta dove abito io e ieri, e abbiamo voluto così partire per 2 giorni nel Veneto e ho voluto far vedere a tutti, far capire che cos'è il gatto. Erika, e lei si è riconosciuta nelle motivazioni di Terenzo Lento? Sì, perché la professoressa ha veramente inteso il mio messaggio che volevo comunicare e volevo mangiare Venezia ovviamente come città stupenda che è, e volevo ringraziare davvero tantissimo, anche perché essendo la seconda volta che sono qua sul palco è ancora più emozionante rispetto all'anno scorso. Ancora grazie al terzo e alla seconda classificata, grazie davvero. E a questo punto è la seconda classifica, un omaggio floreale. Grazie infinite. E a questo punto però, Renzo, dobbiamo dire grazie anche alla professoressa Sambugaro per questo lavoro così importante. Guadagniamo qui il centro del palco perché è giusto premiare tanta competenza, tanta fatica e tanta dedizione. Grazie. No, mi serve il microfono, Renzo. Ti serve questo? Certo. Perché le targhe vanno doppiamente conquistate. Lei ha scritto le motivazioni altrui, adesso però io voglio sapere la sua motivazione per cui è bello fare il giurato questo premio letterario. Beh, per avere la targa, naturalmente. Per avere la targa, fantastico! Lei come una poesia ermetica, è stata una poesia ermetica. Grazie ancora alla professoressa Sambugaro, grazie. Beh, allora, questa era solo, diciamo, un assaggio di quello che abbiamo anche il gradino alto del podio. Dobbiamo creare la giusta atmosfera. Andiamo con la motivazione al primo classificato. Colpisce il parallelismo fra mare e vita, entrambi costellati di immense opportunità, nonostante gli urti delle tempeste e gli scossoni della vita. Colpisce lo stupore per i forti, quelli che hanno già una rotta certa. Su di loro si vorrebbero caricare i pesi che ci fanno ansimare e ci impediscono di abbandonarci liberamente
alle illusioni e ai sogni. Colpisce il rapido sguardo che si sofferma sul volto di un pescatore indurito dal tempo e dalle prove salate della vita. Sentiremo la poesia che ha guadagnato il primo premio, letta dalla voce di Santa Boscolo. Viaggiatore di mare. Potessi essere mare nel suo perpetuo viaggio di scoperta e giungere ad offrirti a porto sicuro alla fatica della barca mentre litiga col vento che ne frastorna le vele. Potessi divenire tronco, di solito albero maestro mai abbattuto, che sicuro serge contro l'urto della tempesta, abbracciando il mio ansito nella corsa tra i marosi della vita. Potessi caricare il peso del mio gioco su spalle forti di chi ha una rotta già certa. Allora, con l'inchiostro sudato della mia pelle, scriverei il verso antico rubato ad una sirena sull'ordito di una vela gonfia di illusione. Ma è rimasta solamente incisa sul mio viso come su di un sasso rotolato del tempo, l'ombra dura di una ruga di sale in più, mentre sono in balia della carezza del mare. Jonathan Montanariello. È significativa questa presenza perché, come abbiamo detto in apertura, un premio letterario può essere anche occasione per andare a scoprire territorio, scoprire delle curiosità, oppure rivivere delle emozioni, delle parole che magari pensavamo di aver dimenticato. E di sicuro la poesia è uno straordinario veicolo per tutto questo. Ecco che il consigliere ci raggiunge, quindi non ci resta che proclamare il primo classificato. Primo classificato nella sezione A, dedicata alla poesia inedita in lingua italiana, con Viaggiatore di mare, è Valeria Groppelli Maccalli di Crema. Attraverso la poesia si può fare promozione del territorio. In questo caso doppiamente, perché parla anche di mare, quindi possiamo mettere insieme il fatto che è un'occasione per rilanciare il nostro fantastico mare. Ecco. Ed eccola qui la vincitrice della sezione poesia. Allora andiamo a consegnare la targa, ecco che la facciamo consegnare dal consigliere regionale, e questa è la targa per la prima classificata sezione poesia. Le tributiamo un meritatissimo applauso per accettare il risultato maggiore reale. Allora, visto che ha le mani occupate, reggo io il microfono. A lei non chiedo se sia riconosciuta nella motivazione che ha dato la professoressa. Una domanda da persona che non scrive. Mi sono sempre domandata, ma com'è sentire un proprio elaborato che prende vita, che viene letto su un palco da qualcun altro? Prima di tutto è una grandissima soddisfazione. E poi volevo fare complimenti anche alla lettrice, perché ci vuole l'intonazione giusta, le parole giuste, la carica giusta. E l'interpretazione è stata veramente splendida. Per me che l'ho scritta è stata veramente un'emozione ascoltarla, perché io non sono persona di mare, io vengo da Crema, che è una città in mezzo alla pianura padana, quindi sono donna di terra, diciamo. E mi è capitato di venire a Chioggia un paio di volte e di rimanere affascinata dal mare, quindi mi sono soffermata proprio a guardare i pescherecci con i pescatori, a bere un cicchettin, come si suol dire, lungo la banchina. E sono rimasta veramente affascinata dalle loro.
loro parole, da lì che ho preso poi l'emozione per l'ispirazione per scrivere la poesia. Sentirla leggere così è proprio stata meravigliosa, essere premiati altrettanto, quindi vi ringrazio tantissimo. E noi ringraziamo lei per questo meritatissimo concorso. Ancora grazie, grazie mille. Così che le rubo un attimo ancora. Beh, è stato bellissimo che abbiamo sentito da Crema parlare del Cichetin, cioè è stato bellissimo questo. Ma ormai noi a volte, fortunatamente, abituati a vivere in un posto così fantastico, abbiamo tante cose scontate, assodate, perché ormai sono un patrimonio quotidiano non solo della nostra cultura, ma anche delle nostre abitudini. Però ti accorgi quando vai in giro che pezzi delle nostre tradizioni e della nostra cultura girano, ci vengono invidiate, diventano parte integrante anche di patrimonio di altri territori che dopo diventano in molti casi anche quelle curiosità che ti portano ad avere quegli avventori, quei turisti nella nostra città. E anche questa è un'occasione importante per farlo, per questo rubo un secondo nel ringraziare tutta la Proloco, Marco, e attraverso lui tutti i volontari e il lavoro della Proloco, perché noi vediamo quello che sta avvenendo oggi, però la loro è stata una fantastica intuizione ancora partita più di 13 anni fa e che quindi credo sia un valore aggiunto che hanno avuto.